Sa che Erika più che al principe azzurro è interessata al suo cavallo. Ma non questi è così tagliato fuori. Non sei un principe azzurro, non è un motorino, figuriamoci un cavallo. Sai Laura, con questi qui in questo momento. Ah, Carlotta, Carlotta, ma come si fa a nascondere il portafoglio? Cercando di portare Roger a fare una passeggiata. Dai Roger, io non piaccio a te e tu non piaccio a me. T'ho visto. Un prezzo speciale e dice anche ancora gratis. E poi le cose che si comprano con i soldi degli altri sono ancora più belle. È vero. Oh, insomma, Carlotta, ho pensato che uno che ha 10.000 euro nel portafoglio non se la passa certo male. Certo, ma... Che sono i soldi della colletta per i bambini dell'Africa. Quindi perché non l'hai fatto? Sono stato molto impegnato in questo periodo. Cosa stai facendo? Chiama la polizia, conosco. Ho un'idea. Sei proprietario di un ricco, i soldi te li tiene. Basta guardare l'indirizzo sul documento, no? Tanti papacci antichi! Potrebbe sempre essere! Non posso, ho la macchina rossa. Ah, me la penso io! Grazie, Laura! Prego! Grazie, Laura! Andiamo. Molto gentile! Devo trovare un modo carino per dire ad Erika che Roger è morto. Così, Erika, Roger è morto. Senti, ti va di fare delle prove? Tu prova di immedesimarti in Erika e ad ascoltarmi. Ok, dammi qualche secondo. Ok, ci sono. Erika. Certo che me ricordo. Dov'è il tuo coniglio? Alcuni nascono sani, altri difettosi. Dov'è il mio coniglio? È passato a miglior vita. Sì, ma dov'è il mio coniglio? Beh, Laura, lascia stare. Finalmente! Roger è stato rapito dagli alieni. No, per quale pianeta? L'importante è che ho letto su internet che uomini e adesso rapiscono gli animali. Forse stanno preparando una grigliata su Marte. Sì, questa è l'idea migliore. Che non è nessuno. A parte i tizi.